Buonasera care amiche e cari amici. Ho voglia non di professare pessimismo, perché passare 2 settimane parlando e parlando solamente di pessimismo, di situazioni che non vanno, anche perché non è facile capire quello che non stia andando in questo momento al Milan, sinceramente è un po' pesante. E io voglio, non dico professare ottimismo, ma almeno quando gli amici che mi seguono vengono a parlare e a sentire me, a dialogare con me, a commentare con me, cerco di portare del realismo. Tanto essere pessimisti, Pioli out, il Milan non conta nulla, facciamo in tempo a dirlo a giugno, perché tanto adesso non cambia nulla. Maldini e Massara sono là, Cardinale è là, Giorgio Furlani è là, Pioli è là, il suo staff, i giocatori sono là. Questo è il Milan 2022-2023. Ci aspettavamo di più in campionato, ma voglio sfidare tutti chi si aspettava di essere fra le prime 8 d'Europa a giocare contro una squadra italiana, quindi evitando le grandi corazzate straniere. È una grande corazzata il Napoli, va bene, però scusate, avrei un pochino più di paura ad affrontare, ma non tanto sul valore tecnico della squadra, delle squadre, ma proprio per l'effetto alone. Qui giochi con una squadra che conosci, là devi affrontare il grande Manchester che è secondo in campionato, il grande Bayern che è secondo in campionato, qui affronti il Napoli e quindi sappiamo già le difficoltà. Volevo solo ricordarvi qualcosa, ne ho vissute tante io di questi momenti, ne ho vissute tante di queste storie. Campionato 88-89. Sapete com'è finito, anzi scusate, stagione 88-89. Milan è fresco campione d'Italia, 1 maggio 88, la festa del 15 maggio, eravamo beati, con lo stesso pathos che abbiamo vissuto quando il Milan ha vinto a Reggio Emilia, stesse emozioni, stessa sorpresa, non pensavamo che Silvio Berlusconi in 2 anni ci regalasse questo. In Coppa dei Campioni riusciamo a superare con un po' di difficoltà, tanta difficoltà, grazie Nebbia, diciamolo, la Stella Rossa di Belgrado, e siamo a gennaio. Il Milan perde a Cesena, gol di un giocatore svedese mi sembra, perde, vi assicuro, c'ero a Cesena quella partita, all'inizio di gennaio, giocò peggio che contro l'Udinese, perché il Milan di Arrigo Sacchi quando giocava bene toccava vertici da vertici paradisiaci, da vertici che, come dice la FIFA, nessuna squadra di club ha mai toccato. E il Milan quindi era una squadra ammirata da tutti, però i tifosi incominciavano ad avere qualche dubbio in campionato, perché dicevo non bene il cammino in campionato, e a Cesena una sconfitta bruttissima. In quella prima settimana di gennaio, signori, Sacchi poteva saltare, perché mentre l'anno prima è intervenuto Silvio Berlusconi e ha detto, prima di Verona, dopo l'eliminazione con l'Espagnol, questo è il nostro allenatore e non si tocca, e ha avuto ragione perché abbiamo vinto il campionato, qua invece anche a lui era venuto forse qualche dubbio, aveva parlato con i giocatori, e l'intervento di Franco Baresi fu decisivo. Gli disse: non è da cambiare Arrigo Sacchi, abbiamo la Champions League, crediamo noi a questo allenatore. Il Milan vinse poi 4-5-0 contro il Como in una giornata di nebbia, e da lì ripartì l'avventura che ci ha portato a vincere la Coppa dei Campioni. In campionato non andammo benissimo, però vincemmo la Coppa dei Campioni, anche perché l'89 è l'anno dei record dell'Inter, quindi vedere l'Inter che vinceva bene contro Patoni aveva portato qualche malumore ai tifosi, perché come sempre i tifosi erano, si innervosiscono subito, ci innervosiamo subito. Ebbene, queste situazioni le abbiamo già vissute. Adesso è inutile pensare che tutto sia un disastro, perché la partita con l'Atalanta e le 2 partite con il Tottenham sono partite molto recenti, recentissime. Quindi soffrire, essere pessimisti non porta a nulla. Cerchiamo di sperare, tanto signori saremo tutti là contro il Napoli in Champions League, saremo in 5.000 a seguire il Milan a Napoli, saremo in 70.000
a soffrire e voler vincere contro l'Empoli. Quindi noi non molliamo e quindi essere pessimisti non serve. È capitato già e il Milan è uscito. Speriamo che ne esca. Se non ne uscirà, come ho detto, è giusto che non andiamo in Champions League e poi si tirerà il bilancio a fine anno. Vedremo, si deciderà Cardinale cosa deciderà, Giorgio Furlani cosa deciderà, cosa decideranno Paolo Maldini e Massara, Pioli e tutti quanti. Quindi adesso non passiamo due settimane così parlando solo pessimisticamente del Milan. E lo dico anche a chi mi scrive, adesso vado a... oggi è il Q&A, eccolo qua. L'anno scorso chi entrava dalla panchina, dice Boxte, dava il 100%, quest'anno no. Giocano sempre i soliti, se non sono al top si vede cosa succede. Può darsi signori che Pioli abbia sbagliato a non cercare di inserire i giocatori meno in sintonia magari coi suoi schemi, meno affiatati coi compagni. Non c'è una spiegazione, magari fossero entrati questi giocatori che poi sono quelli che entrano e non danno molto, magari non sarebbe cambiato niente. Vero è che tutti mi chiedono Vranx perché non gioca eccetera, ma signori, Vranx avrebbe dovuto giocare al posto di Bennacer, Tonali o Krunic. Vedete voi, lo mettiamo al posto di Bennacer, Diaz è sempre stato fra i migliori, ha segnato il gol col Tottenham e poi oltretutto Adli non è neanche in lista UEFA, quindi è facile. Gli assenti, come dicono, a me non piacciono i proverbi, hanno sempre ragione. Michelino, passare il turno in Champions League ci ha fatto bene o male? Benissimo, Michelino. Alvi Senatore, tatticamente parlando, come si esce da una situazione del genere? Me lo chiedono in tanti. Si torna probabilmente al 4-2-3-1. Si torna a casa nostra, spero proprio che metta o Krunic o Pobega o scelga lui chi là come numero 10, e questo sarà un tentativo per uscire da questa situazione. Carlo, sei preoccupato per il quarto posto? Sì, perché non vedo le prestazioni. Io se vedessi le prestazioni non ho paura di nessuno in Europa. Oggi ho paura di tutti perché le prestazioni non sono positive. Stefanino è sicuro che il ciclo di Pioli è finito. A fine anno dobbiamo prendere un altro. Decidiamo a fine anno, Stefanino. Spero che tu mi scriva perché sei onesto intellettualmente. Avevo sbagliato, meno male hanno tenuto Pioli. Vediamo. Antonio Abruzzese, perché il mister considera pochissimo Adli, Vranx, Pobega e Dest? Secondo te, se tu hai un collega o magari tu sei un imprenditore e hai un tuo, come li chiamava Berlusconi, Silvio Berlusconi, collaboratore e ne hai degli altri, ti fidi di questo, provi gli altri, magari ti dicono guarda quell'altro più bravo, però sei tu che decidi. Giuseppe Data, se non li vede non pronti non li mette. Prossimo anno Maldini farà qualcosa sul mercato in uscita e in entrata. È l'uscita che il Milan deve... Io sono contrario a cedere ai grandi campioni, perché poi ci sarebbero le accuse, avete visto, i fondi vogliono vendere, per poi bisogna mettersi d'accordo. Chiaro, adesso bisogna seguire l'esempio del Napoli, che ha venduto ed è diventato forte, ma io andate a vedere gli acquisti degli altri anni del Napoli che non sono andati bene, a volte... Si è fortunati, a volte si è bravi, a volte no. Artur De Coimbra, preferisci la finale di Champions o arrivare fra le prime quattro? Tutta la vita la finale di Champions, noi siamo il Milan. Luca Asso, ciao Carlo, è vero che ci sarebbe dei contatti con Roberto De Zerbi? Allora, il Milan, da quello che so, non compra un allenatore. De Zerbi va comprato, perché oltre che dargli l'ingaggio, e ci sta, qualsiasi ingaggio o valutazione, bisogna pagare 18 milioni di euro. Il Milan non paga 18 milioni un allenatore. Ale Mari, a meno che cambi idea. Carlo, mi spiace dirlo, ma se non ci qualifichiamo in Champions, Pioli deve essere mandato via. Sarà una decisione e ci può stare purtroppo. Anche se mi dicono che non so quanto sarà così. Filicolo, perché non è mai stato provato il centrocampo a tre? Abbiamo 5 mezzali rose e a centrocampo si soffre. Ma sai, a tre sulla carta, ma poi magari quando giocava magari Messias... Teo Hernandez andiamo indietro, giocavamo tre, non stiamo sui numeri, il Milan è molto flessibile. Niele, perché non giochiamo come contro l'Atalanta? Mi ha giocato una partita perfetta, non lo so, è quello che ci fa impazzire, perché se giocassimo sempre male non avremmo problemi. Purtroppo a volte giochiamo male, a volte giochiamo benissimo, questo che fa impazzire. Luca Gardin, pensi che un centrocampista in più ci aiuti a uscire dalla crisi?
Io penso di sì, spero di sì, mettendo Krunic secondo me sì. Krunic o Pobega insieme a Benasser e Tonali. Prisco, siamo arrivati alla deriva, bisogna prendere una decisione prima della Champions League. Prisco, andiamo avanti con questi, poi tireremo il bilancio. Adesso sarebbe confusione su confusione. Nicolò Berto, perché un ritorno al vecchio modulo farebbe bene al Milan? Perché in questo momento non sappiamo dove rifugiarci e andiamo a rifugiarci nella nostra zona di conforto. Tano, salve Carlo, è possibile che si è rotto qualcosa tra Pioli e la squadra? Non lo so, a me sembra che la squadra sia coesa e in questo senso le parole di Ibra hanno fatto capire che è un problema proprio di crescita della squadra. Fabio, ciao Carlo, secondo te riusciamo a centrare il piazzamento Champions a fine anno? Dobbiamo migliorare la prestazione, poi possiamo arrivare dovunque. Passare a un 4-3-3, a un 4-3-2-1, anche l'albero di Natale. Però secondo voi ci fosse stato questi cambiamenti tattici, l'atteggiamento di Firenze e di Udine sarebbe cambiato? Se avessimo giocato con l'albero di Natale, atteggiamento cambiato? È quello che mi preoccupa. Antonio Cattaneo, ciao Carlo, ma perché si continua con Diaz e non si prova invece Adli per qualche partita? Non lo so, Diaz è quello che dà qualche cosa in più sul piano del brio, sul piano del tiro. Adli è più una mezzala, sono due giocatori diversi. Gabri, chi riporteresti a casa, Colombo Nasti o proveresti Leilali? Non sono quelli i giocatori che secondo me il prossimo anno ci possono aiutare, servono campioni già affermati, questi li fai crescere ancora. Secondo lei, signor Pellegatti, SIF 199, mister Pioli, la situazione attuale del Milan in mano? Bah, non so, le parole l'altro giorno mi hanno un po' preoccupato, devo dico sinceramente, però mi auguro proprio di sì. Se non fosse così, è Maldini che deve accorgersene, è Massara che deve accorgersene, è Giorgio Fulani che deve accorgersene e prendere eventuali provvedimenti. Checco, ciao Carlo, principali responsabili Elio Redbe? Per me sì. Per adesso sono responsabile, tra virgolette, di un campionato vinto. Vedremo responsabili di che cosa, forse di non mettere milioni e milioni. Ho già ricordato ieri che Todd Boehly ha speso 300 milioni e sono a 31 punti dall'Arsenal che ne ha spesi un decimo, quindi non è detto sempre questo. Gladiator, a volte cerchi di difendere l'indifendibile, Carletto, ma tutti noi. Ma cosa, io non è che difendo l'indifendibile, parlo, cerco di farmi coraggio e di farvi coraggio. Cosa devo dirvi? Che Pioli è un disastro, Maldini è un disastro, il mercato ha fatto pena e dopo, a fine anno, i colpevoli di questi tre fattori, se fossero veramente così, si prenderanno delle decisioni, ma adesso non prendono decisioni. La prossima campagna acquisti, Domenico, del Milan sarà ricco o povera, con Milan fuori dalla Champions, Pioli verrà esonerato, a maggio, già giugno, tutto è possibile. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e dal link in descrizione l'applicazione numero 10.